Buonasera a tutti da Vittorio Lusvardi. Io sono già in abito invernale, maniche corte, occhiali da sole, sono pronto per le nevi di Kranjska Gora, dove dall'8 marzo si inizierà il grande evento, il PPT, inaugurazione. People Poker Tour, giunto al secondo anno. Luca Gagni, mi è sempre emozionante. Sembra emozionante, è il secondo anno che vedremo i nostri giocatori di tutta la galassia di Agile parteciparvi. L'anno scorso, il primo anno, arrivammo al tavolo finale, come veramente tutte anche le altre tappe. Noi ci auguriamo veramente che possa essere un Agile Man il numero uno di questo PPT 2011. Io sono con Luca Battista Gagni, presidente di Agile, una grande galassia di gioco che raggruppa tanti marchi, tra i quali anche il prestigioso Punto Scommesse, di cui sei pure presidente. Luca, noi abbiamo una squadra formidabile quest'anno. Tutti i giocatori che noi portiamo sono bravi, la maggior parte di loro si è qualificata online, tanti sono stati sponsorizzati dalle varie skin di questa formidabile galassia. Ma poi noi abbiamo proprio una squadra di professionisti agli ordini di Capitano Antonio Valenti. Un giocatore che l'anno scorso ha avuto dei buoni risultati, non solo nel PPT, ma anche in altri circuiti internazionali. Cosa dici di questa squadra? Gli diamo fiducia? Sì. Assolutamente, Vittorio. Noi abbiamo scelto Antonio proprio perché con le sue caratteristiche, la sua capacità di coinvolgere tutto il gruppo e di riuscire anche nei momenti nei quali paradossalmente dovrebbe riposarsi ad aiutare tutti quanti i giocatori dai pro, ma anche quelli qualificati di tutti i nostri siti, a trovare la giusta soluzione per la mano successiva. Noi faremo debuttare due splendide fanciulle, Vittoria Cristalli e Adriana Scaravilli, da Rapallo tutte e due. È un omaggio alle quote rosa o è perché sono brave? Sono brave, sono belle e soprattutto anche sono donne. Abbiamo bisogno di una novità, abbiamo bisogno di un po' di femminilità all'interno di questi eventi. Ecco che abbiamo selezionato tra le altre proprio loro due. Hanno la caratteristica principale di essere, come abbiamo detto, brave, ma anche molto, molto, molto simpatiche. Proprio oggi Sbrana, uno dei nostri professionisti, ha vinto 1000 euro in una crociera. 1000 euro è lo stuzzichino, la giusta preparazione per i grandi eventi di Kranjska Gora. Assolutamente, ci cimenteremo così come uno sciatore si cimenta attraverso i pali, in difficoltà, in race, in all-in, e ci auguriamo veramente che i nostri players siano, e lo dico a costo di diventare noioso, i partecipanti del Final Table. Beh, noi abbiamo già avuto un bellissimo precedente a Budva in Montenegro, le zappe finale fu giocato da due nostri giocatori, Paolino Lobbefaro e Maurizio Ghislandi. Esatto. Pensa, ne avevamo due proprio e si sono classificati primo e secondo, è stata una bella soddisfazione. Tu hai suggerito un paragone suggestivo tra lo sci e il poker. La differenza però è che lo sci è sempre in discesa e il poker qualche volta è in salita. A volte è molto in salita. Molto in salita, a volte molto in salita. Quando rimani corto e devi recuperare. Ma noi ci siamo dotati di tanti talismani, c'è un bellissimo gufo e c'è un maiale perché io sono di Mantova, quindi ho portato il simbolo della mia terra. Luca, tu sei il più grande collezionista italiano di gufi, confermi? Non so se sono il più grande collezionista, ma certamente ne ho un numero elevato. Veramente una collezione stupenda. Sì, è iniziata a 20 anni. E devo dire che è il simbolo che secondo me è più scaramantico per quanto riguarda Agile, per quanto riguarda i nostri giocatori e di conseguenza anche per me. Ma sei un po' superstizioso. Molto. Molto superstizioso. Allora ci limitiamo a dire in bocca al lupo. A tutti i giocatori che parteciperanno all'evento, ma soprattutto a quelli che parteciperanno con la casacca di Agile. Perfetto. Ciao a tutti. Arrivederci.